Sì, ricordo le linee telefoniche che sono già aperte, 049 700 700. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao Francesco, sono Guido da Campo San Ciao. Piero. Con te ho parlato varie volte. Sì, ci siamo sentiti. Dunque, volevo dirti, l'Iliade di Omero inizia con i versi famosissimi: Cantami, o diva, Sì. te pelide Achille, lira funesta. Sì. Questo cosa vuol dire? Che Achille è il frutto di un congiungimento procreativo tra un uomo, Peleo, e Teti, una divinità. Cioè, quando due esseri sono interfecondabili, vuol dire che appartengono alla stessa specie. Sì. Ecco, il buono del politeismo è che la divinità non è lontana dall'uomo, tanto è vero che procrea assieme. Sì. Sì. È vero? Se È una bella cosa questa. tu pensi, Cioè, e beh. Dio non viene sentito come il totalmente altro, come dicono, un essere che trascende la materialità di questo mondo, Sì, ma è dentro appartiene a questo un mondo. altro mondo, no? È dentro questo mondo ed è qui, ed è questo Cioè, mondo. tutti quanti si può dire e condividono la vicenda umana che è come si può dire, si intreccia anche con il divino. Non è Sì. bello questo? Sì, bellissimo, No, ti questo dico. è il Ma bello del che poi è un dato anche politeismo. archeologico, Cioè, cioè il nel Dio senso. lo senti vicino, lo Sì? senti partecipe. Addirittura fanno una vita coniugale assieme, mettono al mondo Sì, figli, hanno figli, dopo i intervengono in figli difesa dei sono eroi, figli, hanno un qualche provano cosa in desiderio, più di comuni lavorano, mortali, ma insomma. lavorano per l'uomo Comunque anche. quello che è importante è che il Dio non lo senti lontano. No, ma difatti non deve, cioè, Ecco, e solo nel allora monoteismo è una lontano. delle caratteristiche che va a vantaggio del politeismo, secondo me, rispetto al monoteismo, che ti propone un Dio piglia tutto Sì. e l'uomo non vale niente, è questa, perché c'è questa comunanza, simpatia, come si può Sì, dire, beh, è convivenza. il vivere nello stesso mondo, è Ecco, condividere il mondo. e queste cose noi le abbiamo apprese a scuola, ma non hanno mai posto l'accento su questo fatto, hanno passato sopra così come un verso di poesia. Sì, ma l'hanno. Invece c'è un contenuto, una sostanza filosofica molto importante, Beh, è che è quella che ho essenziale. detto, che cioè apparteniamo alla stessa specie. Poi un'altra cosa volevo Sì. dirti, se condividi o meno, Dimmi pure. e cioè che la morale la Chiesa l'ha, come si può dire, fatta propria, Resta se l'è assoluta. appropriata E l'ha per fatta su. dargli valore, Sì, l'ha fatta. negandole l'autonomia, cioè peccato, quello che non deve essere fatto è quello che Dio vieta, oppure deve essere fatto quello che Dio comanda, Sì. Sì. e non l'assolvimento di un imperativo che parte da noi Kant ci ha insegnato, Cioè, no? o una scelta delle L'imperativo persone. categorico Sì. Ma che dà potrebbe la essere. Cioè, validità all'essenza dell'uomo Guido, mi e la sua senti? razionalità. Guido, mi senti? Ecco, tu hai in te stesso, come si può dire, tra virgolette, il tuo Dio, Sì, ma che cioè, ti dà gli ordini, ma che anche, sei ma te anche, stesso, la tua natura ma umana. anche la comunità in cui vivi, tu trovi, cioè, con intesa con le altre persone, la tua E moralità. allora, prima abbiamo visto un motivo per cui il monoteismo è inferiore al politeismo, meno proponibile, diciamo, perché lontano dagli uomini. E un secondo motivo è che fa propria la morale, che invece Sì. Sì, è un patrimonio dell'uomo. beh, d'altronde viene da Ecco, mors, viene da costumi, cioè nel io ho senso. sentito dire ai bambini, quando tu vai a dottrina, io sono andato a dottrina come tutti, Anch'io ecco. purtroppo. Ecco, ti dicono, non fare questo, sai, perché sennò Dio piange, Gesù bambino Sì, lo piange. fai soffrire. Ma guarda, insomma, O è morto per i tuoi peccati. figurarsi, se un bambino è indotto a non fare un qualche cosa, per esempio loro erano ossessionati dal sesso, Sì. cioè non toccarti, ti diceva. E a me hanno fatto nascere il problema di quando andavo a spandere acqua, a fare pipì, dicevo, come faccio a toccare il mio pisellino? E per fare la pipì e faccio peccato nel contempo. E guardati che idea che mi aveva introdotto, immorale, altro che morale, altro che moralità legata alla Ma religione, mostruosa come idea. è una mostruosità, è vero? Sì, ma infatti è una mostruosità, cioè cosa di Ecco, innaturale nelle poi dico cose. un'altra cosa, l'ultima, dopo che lascio spazio agli altri, sono considerazioni così che mi vengono in mente quando ascolto te che fai delle belle trasmissioni. Dunque, le barriere architettoniche nelle chiese sono state in parte abolite con degli scivoli, con dei corrimano, eccetera.
ma questa come si può dire, sensibilità che li hanno spinti poi a togliere, a eliminare le barriere, è partita da associazioni laiche. Sì, la richiesta degli handicappati. Non che Dio abbia suggerito pietà, commiserazione verso i poveri fedeli. Assolutamente. Che sono in difficoltà per entrare in chiesa. Quindi la morale ha fatto sentire la sua voce al di fuori della chiesa. È partita dal mondo laico. Gliel'hanno imposto. Quindi è un patrimonio che i laici devono rivendicare nella sua autonomia, non dipendenza. Guido, non so se tu sai. La morale è insensibile ai bisogni della gente. Sì. Ecco, io per esempio sono poliomielitico, ho sempre avuto difficoltà quando ero credente, perché sono più, perché sono maturato, sono diventato razionalmente maturo. Ecco, non so che una volta sono scivolato giù, ma porca madonna, ho detto, per andare in chiesa a pregare mi devo anche fare del male. Ecco, eppure è stato il mondo laico, le associazioni degli invalidi, che hanno indotto le chiese a eliminare le barriere o attenuarle in qualche modo. Esatto. Ecco, questo è l'elogio che bisogna fare alla morale laica. Esatto. Ecco, tutto questo mi dite, basta. Ma un'ultima cosa, se mi permette. Sì, ben volentieri. Ecco, tu mi hai parlato del trattato di teologia. A teologia. Ma poi dicevi, mi pare di aver sentito dire, Michel o Michelon, cos'è? No, è il trattato di a teologia. A teologia? Sì, Michel Onfray. Michel Onfray. Onfray si scrive. Michel Onfray, sì. Trattato di teologia della falsa editore. Quindi va scritto Michel. Va bene, e la casa editrice? Fazzi, F-A-Z-I. Fazzi. Fazzi, no, con la Z, come Zorro. Sì, sì. Va bene, me lo vado a comprare. Ma te lo consiglio perché merita. Ecco, ti ringrazio. Niente, figure, ciao. No, Guido mi ha dato uno spunto e mi ha fatto venire in mente un ricordo. C'è un libro in giro che si chiama La posizione della missionaria ed è dedicato a quel mostro di Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa di Calcutta ha sempre pensato che la sofferenza fosse la cosa migliore per le persone per renderle simili a Cristo. Nel libro viene riportato un fatto molto particolare e molto significativo. Il comune di Boston offrì a Madre Teresa di Calcutta in regalo un gigantesco edificio. Lo offrì al prezzo simbolico di un dollaro, e pensate appunto che era un edificio enorme, e però con la condizione che questo edificio fosse attrezzato perché fosse usabile anche dai disabili. Madre Teresa di Calcutta si oppose. Allora il comune disse: vabbè, diamo lo stesso edificio, ci carichiamo noi delle spese per attrezzare questo edificio contro le barriere architettoniche affinché anche i disabili possano ricorrere a questo edificio. Madre Teresa di Calcutta si rifiutò. A quel punto rinunciò alla donazione di questo gigantesco edificio. Perché? Perché chi soffre deve soffrire ancora di più. E questa è la morale cristiana. Sì, pronto? Sì, ciao, sono Stregone e Pagnin. Ciao. Guarda, mi sono io andato incontro al tipo di cattolici, perché dopo chi ha fatto il vaccino del battesimo, sì, chi si sta vaccinando e ha paura. E questo è l'origine di tutte le sue disgrazie, e che nega tante. Beh, se l'origine delle loro disgrazie c'è il loro Dio inventato. Esatto, mi sono da fuori dalla caverna, ho visto la realtà, e guarda a destra, a sinistra, sotto, sopra, e nella realtà il Dio non che sei, per cui è un'invenzione. Sì, ma infatti è solo un'invenzione del Dio dei cristiani. E sfido chiunque a dimostrarlo, cioè, che sei la realtà, e questa, siamo d'accordo, potremmo discutere su questo, ma è il Dio, o l'Allà, o tutti che, no, non esiste. È una pura invenzione. Io non so, come vedalo, mi, e se non vedo mica che sono da fuori della caverna, cioè qui che sta dentro, che varra, è ombra, e cosa ha avuto che va, è ombra di quello che non esiste, niente, è solo illusione. A sto punto qua, ho trovato l'antidoto, perché quando che c'è un vaccino e fa danno, mi sono inventato l'antidoto. E adesso chi che vuole, io che se ho prenota, mi ho dando gratis via telepatica. Vabbè, a questo punto devi rivolgerti all'ufficio pubblicità della radio, se tu, cioè, tu dai la possibilità, a meno che tu non faccia una convenzione particolare con l'USL di Padova per la distribuzione gratuita. No, perché adesso, visto che chiedi a sanità, che se devo andare, sentite che cavi a paura la gente, io che ho visto anche nei cellule staminali, che sei qui che fa l'infarto e curai quei cellule staminali, sì, i guarisse. Per cui, sì, vuol dire che c'è la possibilità di autoguarire. Ma quando ci deve essere la volontà, la capacità, l'intenzione di guarire, perché il monoteismo è una malattia, è una forma di masochismo, da lì certe persone non vogliono guarire. Oh, ma se ti vuoi capire ti, e mica so arrivà. Cioè, ma se altri non vuoi capirlo. È un problema loro, cioè, nel senso che noi non siamo dei salvatori. Qui che io diciamo a miracoli,
e che magari si combina con certe acque in certi particolari momenti, in certi posti, è frutto della volontà del soggetto di superare un disagio. Sì. Che tutto qua. Certo. Guarda che mi ho sperimentato due volte, non perché sono in cerca di roba, perché mi è capitato dei disgrazi intorno a mia famiglia, e si è verificato perfettamente una sparizione di un tumore e un altro che mi pare ha fatto un infarto, pareva che dovesse in 6 mesi, che era 6 mesi di vita, se 4 anni che vive tranquillamente, fai i cassi che vuoi e vai in macchina. Ah, allora, siccome queste case qua, io capisco, bisogna che la gente vince a paura. Siccome che tutti quanti qui se guarda a specchi vede quante chi viene a manifestazione di a paura. E a paura iniziale, all'origine, e si chiama battesimo. Per cui uno che peccato già il peccato originale in cui il bambino nasce con un peccato e deve essere salvato da questo peccato è già una forma di perversità molto forte. A livello inconscio il boccia i suoi genitori da fare una violenza di questo livello qua. Ti pensa ti cosa succede? E si ha l'opportunità di prenotare l'antidoto e se no tu succede e dopo quando che aveva mai pensa che dopo deve essere il paradiso che compensa tutto. Va bene. Ma non che ne è mia sta uno che si è tornato e ha detto io c'ero e l'ho visto. Esatto. Bene. Ti saluto. Ciao ciao. Difatti appunto pensate all'atrocità del peccato originale attribuito ai bambini. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Veloce sono, Alessandro. Sono Alessandro. Vuol dire che no. Quello che ha detto il signore qua Pagnini. Sì, beh, parla delle tue posizioni senza confrontarti con altri ascoltatori perché è già portato un'affermazione. Dove ha detto cosa diceva. Ma casomai se vuoi ripensarci mi chiami più tardi. Siccome che c'è discontinuità, quello che ha detto sulla regione di anticapati, che vuoi i sivui che sia i laici, il mio assumere il parere Alessandro sta facendo polemiche con altri ascoltatori e soprattutto sul discorso che le persone che hanno sollecitato vanno aiutate. Grazie del tuo intervento, ringraziamo Alessandro per il suo intervento telegrafico e proseguiamo appunto con la trasmissione. Allora, io voglio ricordare una cosa molto importante, appunto alcuni ascoltatori l'hanno ricordato, che una delle caratteristiche essenziali del monoteismo è quella della sofferenza imposta agli altri. Cioè il monoteista non è contento se non riesce a torturare gli altri, a farli soffrire, ad attribuire delle colpe, dei peccati. E questa è una caratteristica che si contraddistingue sempre, cioè la volontà di infangare, di oltraggiare, di abusare e di fare violenza agli altri. Questa è una caratteristica che ogni monoteista ha, che ogni monoteismo contiene e che ogni santo profeta, a cominciare dal criminale immagine di Gesù Cristo, dalla sua predicazione, dalle sue parole, c'è. Perché tutti gli altri vengono visti come peccatori indegni, inadeguati, e che solo il sacrificio di qualcuno, la sofferenza di questi santi o di questi profeti può riscattarli. Questa è una follia che appunto si vuole introdurre nell'esistenza, si vuole introdurre in qualsiasi campo, e proprio è la sofferenza la caratteristica di ogni monoteismo. Allora, partiamo sempre anche sul tema della sofferenza, quanto dice Michel Onfray, dice: lo sguardo portato su di sé, quello del medico, del tecnico, della diagnostica medica per immagini, la filosofia della salute, della malattia, la concezione della sofferenza, il ruolo che viene attribuito al dolore, quindi il rapporto con i farmaci, con le sostanze, con le droghe, il linguaggio usato tra chi cura e chi è curato, ma anche il rapporto di sé con sé, l'integrazione della propria immagine, la costruzione di un ideale dell'io fisiologico, anatomico e psicologico. Nulla di tutto ciò si costituisce senza i discorsi sopracitati, di modo che la chirurgia, la farmacologia, la medicina allopatica, le cure palliative, la geconologia e la patologia, la medicina d'urgenza, l'oncologia, la psichiatria, la clinica subiscono la legge ebraico-cristiana, senza che siano visibili in modo particolarmente evidenti i sintomi di questa contaminazione ontologica. Cioè, come vedete, quello che gli ascoltatori hanno ricordato è una cosa vera. Ogni campo in cui si agisce il monoteismo porta il sconvolgimento e va ad alterare tutti i rapporti, anche i rapporti più elementari, perché se noi pensiamo appunto al rapporto tra genitori e figli, che sarebbe quello dell'educazione, quello dell'amore, della vicinanza, del fatto di avere una persona con cui vivere, una persona da poter aiutare, in realtà
i genitori vengono visti nel cristianesimo sono quelle persone che impongono ai bambini il peccato e li convincono all'immagine buona di Gesù Cristo. Ma ricordiamoci poi quello che avviene nell'ebraismo con la circoncisione, il fatto stesso che i bambini devono essere circoncisi, che la loro età immatura sia insignificante per giustificare una violenza su di loro. Proprio in questi giorni è venuta fuori una polemica nelle scuole di Milano in cui un preside si è rifiutato di lasciare in mensa i bambini musulmani che facevano il digiuno. I genitori hanno protestato perché? Perché ha detto che pretendevano che questi bambini che sono obbligati a fare il digiuno dalla loro religione rimanessero presenti mentre gli altri bambini mangiavano. Qual è lo scopo? Di fargli comprendere l'importanza del sacrificio. Tutte queste religioni, chi circoncide, chi fa il battesimo cristiano, chi obbliga i bambini piccoli a digiunare, sono tutti quanti monoteisti. E dei bambini non importa niente, interessa soltanto loro riservarli sofferenza, paura e terrore. Sei pronto? Pronto? Sì, ciao. Ah, ciao, sono Franco. Ciao. Da Treviso. Guarda, io mi sono messo in ascolto 3 minuti fa. Sì. Non so chi sei e di che cosa stai parlando, ma adesso continuo ad ascoltarti. Va bene, d'accordo. Prima ti ha telefonato Alessandro. Sì. Lo hai messo, cioè hai interrotto, non ho capito perché. Sì. Non lo hai lasciato parlare, sì. Hai tagliato corto. Mi sembrava un ragazzo, forse mi sbaglio, con qualche problema. Sì. Che stentava magari, ecco, vedi, tu, a spiegarsi. Tu, allora io parto dalla tua cosa. Tu non ho capito perché hai tagliato corto e hai messo giù il telefono. Perché, vedi, allora posso darti una spiegazione di metodo. Sì. Allora, questa è una trasmissione in cui le persone devono esporre le loro idee e non far polemica con gli altri ascoltatori. D'accordo. Questa regola vale anche per me, in cui io non entrerò mai in polemica con un altro conduttore di questa radio. Perciò se ho delle idee che non condivido con un altro speaker o con un ascoltatore, non faccio polemica diretta con lui, ma intervengo sul campo delle idee. Purtroppo Alessandro era intervenuto e io Alessandro lo conosco perché sono 10 anni che trasmetto in questa radio. Di conseguenza è un ascoltatore nella nostra radio. Alessandro è un interventista. Di conseguenza io il tempo che dedico agli ascoltatori è il massimo e do a disposizione il microfono sempre. Alessandro tende a essere un po' invadente e poi quando entra in polemica con altri ascoltatori la cosa a me non piace, perché io vorrei tenere il livello della discussione sulle idee al di là delle polemiche con gli altri ascoltatori. Tu potrei benissimo attaccarmi un'altra idea di un ascoltatore, ma non dire l'altro ascoltatore ha detto questo e io intervengo in questo senso. No, si deve lavorare sulle idee con il massimo rispetto delle persone. Poi logicamente Alessandro andava a toccare un campo della sensibilità in cui era intervenuto un ascoltatore che aveva logicamente un disagio fisico e non mi sembra certo, diciamo, elegante e bello sfruttare questo campo. Si può benissimo fare un discorso più generale, perciò io mi arrogo il diritto di, sul caso soltanto di Alessandro e di un'altra persona, di bloccare le telefonate quando voglio, non lo faccio con gli altri ascoltatori. Va bene. Io chiedo scusa. Nessun problema, no. Era giusto, se tu hai appena ascoltato, cioè, è giusto che ti spieghi per questo comportamento, perché sì. Cioè, cioè, nel senso che proprio è una prassi della radio ed è una mia scelta importante che proprio voglio fare, perché voglio tenere il dibattito sul discorso delle idee. Va bene, non voglio farti perdere. Nessun problema, adesso no. Metto giù e ti ascolto alla benissimo, radio. Grazie. Grazie, ciao. Scusa. Ciao. Sì, ricordo che le linee telefoniche sono aperte, i numeri telefonici sono 049 700 700 e 049 700 838. Logicamente una radio è sempre un ascolto diversificato, noi siamo 10 anni che trasmettiamo da questa radio e però nuovi ascoltatori ce ne sono sempre e perciò è anche giusto dedicare un po' di tempo a questi ascoltatori di far comprendere qual è l'animo, l'intenzione di questa radio e qual è lo spirito con cui cerchiamo di condurre questa trasmissione, proprio perché è significativo in questo senso. Allora, fatta questa incisione che è importante anche perché ricordo appunto che grandi battaglie, a cominciare dal grande Franco Carraro, fondatore di questa radio, ci ha sempre ricordato che delle idee bisogna sempre fare la massima attenzione e la massima analisi e soprattutto si devono evitare gli attacchi alle persone. Sì. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Ah, ciao, scusa, volevo chiedervi, la volta scorsa, no? Sì. Tu avevi parlato di Zeus e Giove, no? Sì. Secondo io non so tanto questo tipo di storie. Sì. Praticamente la religione cattolica era preso da questi due, oppure un altro, non lo so, la trinità della religione, allora?
Sì, beh, ha preso la Trinità, proprio di questo trinitario addirittura è un'intromissione all'interno del monoteismo. Qualcuno sostiene che fu un tentativo di introdurre un principio politeista all'interno del cattolicesimo. La Trinità comunque è un qualcosa di assurdo, perché sì, loro... Ma siamo d'accordo, però allora anche i dei di una volta, insomma, diciamo, voi avete detto che sono, avevano tutti e due dei e facevano le cose un po' diverse, però sempre dei erano. Sì, però non era un unico Dio, erano molte divinità. Ah, capito. Mm. Cioè, nel senso che per i cristiani la Trinità è un'unica persona. Sì, 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 ma perché ho letto che poco tempo fa il codice da Vinci, no? Sì. E la religione cattolica ha preso tante cose da... Ha preso tutto? Dai pagani. Tutto, ha preso Natale, ha preso tutto. Cioè, è bello sapere queste cose qua. Sì. Va bene, ti ringrazio. Grazie del tuo intervento. Sì, no, beh, difatti è significativo, cioè nel senso che tutta la liturgia, tutte le feste, tutti i santi, in realtà non sono un'invenzione cristiana, ma sono una deturpazione che il cristianesimo ha fatto di altri campi religiosi, di altri ambiti. Sì, pronto? Pronto? Sento? Sì, ciao. Ah, ciao, sono Marco, ciao, sei in diretta? Sì, sei in diretta. Sì, ciao. Senti, disendoti un po', facendo questo quesito qua, volevo fare un po' di allenamento. Per il giorno 27 novembre, che mi piaceria tanto essere presente a quella... A quella di Monte Grotto Terme, parli? Sì, sì, te che senti un gattino? Sì, beh, c'è un poster qua in radio, so di cosa stai parlando, insomma. Sì, sì, comunque, insomma, che sei personaggi che... Piano, bisogna essere sinceri, qui è stato detto relatori invitati, dopo non so quanti abbiano aderito e quanti saranno presenti, cioè nel senso che sono stati invitati, dopo non sarà ben difficile che un Vittorio Messori accetti l'invito, insomma. Anche perché riguarderia proprio Vittorio Messori, quello che so dire. Hai letto il discorso di Messori che ha detto che il sangue di Gennaro è sangue ma non è certo un miracolo? Ah, che è sangue ma non è miracolo? Sì, ha fatto un articolo in prima pagina del Corriere della Sera in questi giorni, sì. E ha scritto proprio questo, che forse non è un miracolo. No, bisognerebbe stabilire se Missori è invitato dalla gerarchia a fare certe affermazioni per cui poi devono adeguarsi anche i cattolici, oppure se magari in un'altra situazione non sia anche lui in contraddittorio un po' con quella che è la linea gerarchica della Chiesa. No, guarda che nessun cristiano è in contraddizione con la linea della Chiesa. Sono tutti d'accordo. Sì. Comunque attento, allora vediamo se riesco anche a avere un aiuto da parte tua, perché io sono fermo veramente alla contraddizione, secondo me, enorme su una cosa che afferma Messori in un libro che ha scritto Ipotesi su Gesù, no? E sì. Volevo solo fare un piccolo allenamento per vedere se il problema, che secondo me nasce dalla sua affermazione, trova un po' anche da parte tua consenso e qualche altra magari spiegazione. Allora lui dice questo: siccome uno dei problemi più importanti per Messori, a parte quello di demolire tutte le posizioni che avevano assunto i critici nel demolire la persona Gesù e i mitologi appunto nel demolire appunto l'altra costruzione che sarebbe l'origine della esistenza della religione cristiana, dopo aver fatto bene o male insomma tutta una serie di osservazioni, aver demolito tutti i lavori dei critici e dei mitologi, lui arriva a questa conclusione. Dice che per quanto riguarda, visto che è palese a tutti, le contraddizioni che risultano addirittura contraddittorie nel descrivere avvenimenti accaduti a Gesù durante la sua vita, perché magari Luca dice una cosa, Marco ne dice un'altra, eccetera, facciamo l'esempio del famoso discorso della montagna, no? Beati i poveri, eccetera. Secondo un evangelista Gesù l'avrebbe pronunciato stando in montagna, su un monte. Secondo un altro evangelista invece dice Gesù l'avrebbe detto su un piano, in pianura, in piano, insomma, vabbè. E di fronte a questa evidentissima contraddizione, perché scusa, se uno dice che montagna è montagna e pianura, qua non si tratta di avere il problema, ma vedi, il termine voleva dire pianura, Marco, e montagna contemporanea. Il problema non è dove Gesù Cristo ha detto le sue stupidaggini, ma cosa, quello che ha detto, cioè che l'abbia detto a chi in birreria o che l'abbia detto al bar. Francesco, questo sarebbe motivo di altre discussioni molto lunga. Comunque fermiamoci un po' al ragionamento che fa. Allora, qual è la sua, tra virgolette, ma vedi, questo, Marco ti fermo, questa qua è una trappola. Ti do un esempio. Sì. È una classica trappola, cioè nel senso, cosa succede? Sai, hai presente i carri armati? Mm.
i carrannati hanno una seconda cravattatura che si chiama che contro, e che li protegge da contro la carica a cavo, cioè nel senso che sarebbero quegli attacchi che sarebbero capaci di distruggerli. Allora cosa fanno? Piazzano all'infuori del carro armato dell'esplosivo che quando viene colpito esplode quello e impedisce che il carro armato venga distrutto. Ma il Soli fa la stessa cosa, cioè lui fa da schermo in maniera tale che uno vada perso sul particolare, se Gesù era in montagna, era in pianura o era al bagno, e che stava dicendo queste cose al di là del suo contenuto, cioè allora, è una cortina fumogena per fermare le cose, è una trappola, cioè un campo minato in cui entra e perdi di vista la criminalità del messaggio di Cristo. No, ma secondo me è rimasto fuori proprio con le braghe in mano, perché quando arriva a questa conclusione, e lo capirai adesso, un secondo solo, sì. Lui dice che la veridicità di queste affermazioni eccetera sta nel fatto, quindi lui già dice che queste due cose completamente opposte dice che sono vere, talmente vere che siccome la Chiesa le riconosce, no? Sì. Come testimonianze fatte da persone che hanno realmente visto l'accaduto, allora non può lei per prima intervenire a modificarle. Guarda che è questo il ragionamento che fa. Allora dico, ma se queste testimonianze oculari sono così talmente importanti da addirittura da non poterle, e guarda che io ho pagina, numero e tutto, no? Da addirittura non poterle assolutamente attaccare in nessun modo, devo anche chiudere perché mi chiamano dall'altro telefonino. Voglio dire, come fa a accettare che queste testimonianze, persone che hanno visto realmente, siano contraddittorie e le dà per buone? Ciao, ti saluto. Ciao. C'è un discorso da fare, che la Bibbia è un testo sacro, la parola di Dio, solo dopo il Concilio di Trento, prima non era così. Ci fu una votazione in cui poche persone decisero che la parola della Bibbia era una parola sacra immutabile. Sei pronto? Non vuoi sentire una parola mia? Sì, allora, veloce, dai. Se io sono subalterno ai figli, non ai poveri e ammalati. Cioè viene prima, i poveri ammalati sono con me, ma io subalterno ai figli, viene la sapienza greca, cioè la maggioranza come ambientale e gli altri sono agitati. E cosa significa? Significa che noi altri non accettiamo mica i signori che fanno gli ammalati e gli operai che fanno i poveri. Questo è assurdo, che ci sia la discontinuità per fare il progresso e sviluppo sui poveri contadini. La Chiesa che si vergogni. Ciao, hai ragione. Voglio dare anche un piccolo incoraggiamento ad Alessandro. Voglio ricordare che recentemente la viabilità di Padova Est è stata sconvolta, è stata completamente alterata dal fatto dell'apertura di un centro commerciale. Il problema sembra che sia stato risolto in quanto la società che ha aperto questo centro commerciale ha trovato un terreno di proprietà dei religiosi e se l'ha preso in affitto per 12.000 euro al mese. Perciò, come vedete, terreno che potrebbe essere dedicato all'agricoltura in realtà viene utilizzato come un parcheggio. Sì, pronto? 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 Ascoltavo qui in macchina, ciao, sì, sono ciao. Giulio. Tu prima ti riferivi al fatto che la religione cattolica aveva... Vedo che sei in macchina, ti prendo per il telefono. Sì, va. Perfetto, ti ascolto. Dimmi. Che la religione cattolica aveva preso dal mondo pagano. Sì, quasi tutto ha preso. Tutto, ma pensate a un esempio che vediamo tutti i giorni sotto i nostri occhi, no? Avete presente gli alberi sacri? Sì. Quelli che si trovano agli incroci delle strade, sui campi, eccetera, no? Allora, quelli erano dei monumenti pagani per ringraziare gli dèi. E quando c'è stato l'avvento del cristianesimo, questi li hanno completamente trasfigurati nel loro significato primitivo e li hanno fatti diventare simboli della cristianità, crocefissi, statue della Madonna, eccetera. Quindi pensa all'operazione di mistificazione che è stata fatta in tutti questi anni, no? Sì, ma io ti do un piccolo particolare. Io martedì sera ero in una conferenza di archeologia e la relatrice è stata in Turchia nel 92 e ha parlato delle foto. Queste foto c'erano dei culti fatti in Turchia in cui gli alberi lungo le strade venivano ancora decorati come nell'antico rito pagano. Prova a pensare. 92 erano le foto. È proprio una cosa tipica, insomma. Sì, okay. Esatto. Bene, ciao, grazie. Buona giornata. Sì, no, giustamente... Io ricordo sempre che c'è una carissima ascoltatrice che si ricorda sempre il particolare che quando noi cominciamo a parlare, a dire qualcosa, scusate un attimo che c'è una persona che ha bisogno. Scusate, ma come sapete Radio Gamma 5 non ha certo la capacità di avere un portiere e chi trasmette fa anche da portiere. Dicevamo appunto che, come ricordava l'ascoltatore,
i trivi sono o l'incrocio sono stati sempre sacchedermes, proprio perché sono luoghi di incontro, e moltissimi culti cristiani sono stati fatti proprio perché prima esisteva un qualcosa che era dedicato alla divinità. Sì, pronto? Pronto? Sì? Sono Giustinella. Ciao Giustinella. Buongiorno per tutto il giorno. Se non erro, ti chiami Francesco. Sì, esatto. È il nome del mio marito. E ripeto ancora, se non sbaglio, sì? Tante cattedrali, tantissime, tutte, sono state fatte proprio o sui muri o dalle macerie dei tempi pagani. Sì. È vero? Sì, verissimo. Va bene. Allora, Francesco, vai, dica cosa. È la verità archeologica, cioè documentata, sì, insomma. Sì, proprio questi monasteri più grandi e anche meno grandi sono stati fatti proprio dalle macerie e utilizzando anche i fondamenti, i muri pagani. Sì, è vero. Francesco, vai così che vai via. Grazie, ciao. Ciao. Io voglio ricordare sempre, al limite può essere anche un motivo di viaggio di qualche ascoltatore. E ad agosto si commemora, in prossimità del 15 di agosto, la morte ad esempio di Cagliostro nella fortezza di San Leo. Chi ha occasione di andare a visitare le forti di San Leo, e logicamente potrebbe anche farlo il giorno di agosto per ricordare Cagliostro, in basso c'è una chiesetta che è dedicata a Giove. Chi entra in questa chiesetta basta che vada dietro, può scendere sotto, e l'altare poggia, il suo basamento è su una roccia gigantesca che era una roccia dedicata appunto a Giove. E su questa roccia era talmente grande che non poteva essere demolita, che è stata utilizzata come basamento per la chiesa. Perciò chi vuole appunto ricordare Cagliostro ha anche l'occasione di poter visitare un luogo che dà la dimostrazione concreta ancora adesso di come i luoghi sacri ai pagani sono stati poi, diciamo, alterati con la presenza cristiana. Allora, dicevo appunto, dopo le lunghe telefonate e i vari interventi, che volevo rispondere a Marco. Il problema del monoteismo non è sapere se una storia sia vera, perché purtroppo dal punto di vista documentale noi del monoteismo non troveremo nessun documento che comprovi che abbia ragione o torto, perché hanno fatto un'opera di pulizia, di cancellazione, di purificazione della memoria e di cancellazione della storia enorme. Molti storici giustamente hanno detto che il cristianesimo ha addirittura falsificato la storia dell'uomo facendola diventare preistoria del cristianesimo. Allora, di fronte all'impossibilità documentale di avere la dimostrazione se il criminale di Gesù Cristo è esistito, noi dobbiamo concentrarci giustamente sul pensiero, sulle parole, sulle affermazioni, sulle opere. A me non interessa, io so che Gesù Cristo non è mai esistito, che è un'invenzione, che è frutto di pura propaganda, che è un'abile campagna pubblicitaria. Però a me interessa che delle persone si perdono sul discutere sulla sua esistenza, sulla sua inesistenza. Questo è un problema secondario. L'importante è comprendere quali principi le sue idee hanno veicolato, quali principi cattivi, malvagi, perversi, feroci e bestiali, chiedendo scusa alle bestie, le parole di Cristo hanno introdotto nella storia. Perciò andiamo a concentrarsi su quelli che sono i discorsi di Cristo, su quello che è della sua ferocia, la sua malvagità, la sua cattiveria. E soltanto così risolveremo il problema storico. Il problema storico appunto è un problema secondario, proprio perché ci sono persone che sono disposte ad accapigliarsi per un elemento storico, per una frase, per una citazione, molte volte citazioni inventate o introdotte con falsità, e gente che è disposta a pensare che Gesù Cristo abbia detto qualcosa di positivo, qualcosa di buono. In realtà Gesù Cristo è un'invenzione, ma è un'invenzione criminale. Sì, pronto? Sì, ciao. Tu fare replay? Sì, 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 beh, volentieri, dai. Te l'hai letto, penso che te l'hai letto, Filosofi e luci rosse, no? Sì. Che c'è scritto un capitolo che parla dei tre impostori, trattato dei tre impostori. Sì, i tre impostori, sì. Esiste quel libro? Sì, esiste. Esiste, sì. Infatti l'hanno pubblicato di recente, parecchi, non tantissimi, ha messo 5-6 anni fa. Sì, 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 infatti ho provato a mandare stamattina. Sì, ma d'estate l'hanno pubblicato anche in edizione costosa, mi sembra. Sì. Sì, comunque esiste come testo, è stato pubblicato, perché sono state vedi, al di là del contenuto, sono state delle dispute su chi poteva essere l'autore, perché quell'autore è anonimo. Sì, nel 700 esistono maestri di impietà. Comunque, dopo non so se ti hai letto Eric Fromm, Bisogno di credere, no? Il capitolo di... No, Eric Fromm non mi ha mai attirato. Il dogma di Cristo è molto...
palla, però non, cioè, non cos'è che fa una critica appunto al monoteismo in se stesso, fine a se stesso. Fa una critica al, diciamo, al dogma, alla profitazione, all'approfittare, diciamo, dei potenti, no? del tempo e da allora e adesso, che diciamo del suo sacrificio, questa persona, sì, che naturalmente, allora, se Cristo è morto, si è sacrificato per il popolo, allora bene, e noi se sentimo i potenti, dice, no, in poche parole, povero, così se sentimo in dove, se sentimo tranquilli nel sopraffare i deboli, nel senso, in poche parole, se così sto capito, guarda, capito, se sentimo in pace con la gente, con i deboli, sì, capito, se Cristo e se la sacrificare per tutti, no, altri i deboli soffre, e ora praticamente si sente come Gesù Cristo, e ora dice ben paiuri, insomma, noi, esatto, stiamo tranquilli e continueremo la nostra opera di oppressione e tutto qua. Sì, sì, ma infatti, ma se pur di salvare l'immagine criminale di Cristo, sono disposti a qualsiasi malvagità e qualsiasi infamia. Sì, sì, è un classico. Niente, dopo niente, altra roba, ma non sono solamente gara, purtroppo. Beh, casomai ti concedo anche un terzo intervento, non ti preoccupare. Ma non mi sono proprio io in mente una terza cosa. Non ti devo preoccupare, dai, Ivano. Ok. Bene. Va bene, ciao Ivano. Ciao. Ecco, io vorrei leggere un piccolo capitolo, anzi, neanche una pagina intera, del libro di Michel Onfray, appunto, che è Trattato di teologia, e che parla della presenza in ogni campo, in ogni luogo, in ogni momento della religione cristiana. E allora scrive Michel Onfray, in trattato di ateologia, dice: il fatto è che nella legislazione francese non esiste nulla che contraddica fondamentalmente le prescrizioni della Chiesa cattolica, apostolica e romana. L'assenza della croce nell'aula del tribunale non certifica l'indipendenza della giustizia dalla religione dominante. Infatti, i fondamenti stessi della logica giuridica derivano dalle prime righe della Genesi. Ciò spiega la genealogia ebraica del Pentateuco e cristiana della Bibbia, del codice civile francese. Gli strumenti, la tecnica, la logica, la metafisica del diritto derivano direttamente da ciò che insegna la favola del paradiso originario: un uomo libero, dunque responsabile, dunque eventualmente colpevole. Essendo dotato della libertà, l'individuo può scegliere, anteporre e preferire nel campo dei possibili questo piuttosto che quello. Ogni azione deriva dunque da una libera scelta, da una volontà libera, informata e manifesta. Il postulato del libero arbitrio è indispensabile per progettare lo svolgimento di ogni operazione repressiva. Infatti, la consumazione del frutto proibito, la disobbedienza, la colpa commessa nel giardino delle delizie derivano da un atto volontario, dunque suscettibile di essere rinfacciato e punito. Adamo ed Eva potevano non peccare, poiché erano state create libri, ma hanno preferito il vizio alla virtù. Perciò è possibile chiedere loro di rendere conto delle proprie azioni, addirittura punirli. E Dio non esita a condannarli, insieme con la loro discendenza, al pudore, alla vergogna, al lavoro, a partorire con dolore, alla sofferenza, a invecchiare, a sottomettere le donne agli uomini, alla difficoltà di ogni intersoggettività sessuata. Di conseguenza, sulla base di questo schema e in virtù del principio decretato nei primi passi della scrittura, il giudice può recitare la parte di Dio sulla terra. E come vedete, il campo dell'applicazione del monoteismo è in ogni campo ed è in ogni luogo. Sì, pronto? Posso pronto? Due minuti. Dai. Voglio essere buono, dai. Le pare di paroni dei sindacati, non accetterò mai di appartenere al suo mondo, ma mi so contro queste pare, col masochismo, contro i paroni dei sindacati e sanità al lavoro. L'umanitario, capito? L'umanitario. Per cui si scatta tutto quanto col fenomeno della sapienza greca. Va bene, perfetto. Ciao. Grazie, ciao Alessandro. Bene, allora appunto continuiamo. Come vedete, appunto, diceva Onfray che in realtà ogni campo, al di là di quello che può sembrare anche superficialmente e formalmente distaccato, ha sempre un qualcosa che il monoteismo è presente, interviene, indirizza e forma, e di conseguenza la caratteristica poi delle persone è quella di non sapere, di non credere.
Dice sempre Onfray: l'antica esortazione della Genesi a non cercare di sapere, a contentarsi di credere e di obbedire, a preferire la fede alla conoscenza, a reprimere il gusto per la scienza, a glorificare invece la passione per la sottomissione e l'obbedienza, non contribuisce certo a elevare il dibattito. L'etimologia di musulmano, che come dice l'itre significa sottomesso a Dio e a Maometto, l'impossibilità di pensare e di agire negli aspetti più minuti della vita quotidiana al di fuori delle millimetriche prescrizioni della Torah. Tutto ciò ci dissolve il preferire la ragione alla sottomissione, come se la religione avesse bisogno di innocenza, di incultura, di ignoranza per proliferare e avere un'esistenza più solida. E questo è vero, tutte le religioni monoteistiche hanno il bisogno dell'inciviltà, dell'incultura, dell'abbandono e del desiderio di sottomissione. E questa è una caratteristica che tutti i monoteismi hanno. In realtà le antiche religioni hanno sempre avuto l'indirizzo verso l'uomo, verso il singolo, verso i popoli, verso le comunità, verso il cittadino. E ricordiamo che il concetto di cittadino appartiene all'antico impero romano, appartiene alla civiltà della Grecia. I concetti politici di partecipazione sono stati generati non certo nei bassi fondi della Palestina, ma in realtà in una cultura altra e diversa, appunto, che era l'antica Grecia. Ma seguiamo sempre alcune citazioni tratte appunto dal libro di Michel Onfray, Trattato di Teologia. E lui dà una definizione di teologia in cui anche i pagani si possono ritrovare e dice, lui sostiene, la teologia si propone tre obiettivi anzitutto. Seconda parte, decostruire i tre monoteismi e mostrare come, nonostante le differenze storiche e geografiche, nonostante l'odio che da secoli anima i protagonisti delle tre religioni, nonostante l'apparente irriducibilità in superficie della legge mosaica, dei detti di Gesù, della parola del profeta, nonostante i tempi genealogici diversi di queste tre variazioni realizzati in un arco di più di 10 secoli da un solo identico tema, in fondo resta lo stesso, variazioni di grado, non di natura. E questa appunto è una risposta che lui dà a quelli che pensano che possa esistere una differenza tra i vari monoteismi, tra le varie religioni. Giustamente lui dice: il problema non è tanto una singola religione, una sola manifestazione, ma il monoteismo. E il discorso dice chiaramente che i tre principali monoteismi, animati dalla stessa pulsione di morte, condividono i identici disprezzi: l'odio per la ragione e l'intelligenza, l'odio della libertà, l'odio di tutti i libri in nome di uno solo, l'odio della vita, l'odio della sessualità, delle donne, del piacere, l'odio del femminile, l'odio del corpo, dei desideri, delle pulsioni. Al loro posto l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam difendono la fede e la credenza, l'obbedienza e la sottomissione, il gusto della morte e la passione per l'aldilà, l'angelo assessuato e la castità, la verginità, la fedeltà e la monogamia, la sposa e la madre, l'anima e lo spirito, vale a dire la crocifissione della vita e la celebrazione del nulla. E questo è vero, il monoteismo è la crocifissione della vita, al di là di tutti quanti quelli che dicono che esiste una crocifissione positiva. Sì, pronto? 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 Sì? Pronto? Sì, c'è. Ciao. Sono in linea. Sì, sei in diretta. Mi sento se parlo così? Sì, ti sento, tranquillo. Mi senti? Sì, ti sento. Allora, non è una questione di logica. Magari fosse una questione di logica. È una questione di Eros. Sì. Di passione, di Afrodite. Ci hanno rubato l'anima, ci hanno colonizzato. Per cui uno può leggere miliardi, milioni di libri. Ma ripeto, non è una questione di leggere, di lettura, non è una questione di logica, ma è una questione di Eros, di passione, di Afrodite, di emozione, in una parola, di vita. Sì. Quale paganesimo? E allora mi presento, perché non mi sono ancora presentato. Ti ho riconosciuto, dai Paolo. Allora, sono il presidente onorario dell'associazione Marco Pantani. Pagano, amorale, però amatore della cultura greca e di tutto quello che ne consegue. Allora, a noi pagani, dopo questa lunga ma dolorosa presentazione in omaggio del grandissimo Marco Pantani, a noi pagani non resta che piangere la morte di un altro pagano,
e Marco Pantani, e io l'ho conosciuto, era un grandissimo pagano. Durante la presentazione del Giro d'Italia del 2000, quando tutti i girini, i ciclisti si sono inchinati e hanno baciato la mano del Sacro Pontefice Wojtyla, Marco Pantani prima ha baciato la mano, dopo ha sputato per terra, E allora noi... Pagani, non resta che piangere la morte di un grandissimo pagano e chiamare a raccolta e cantare gli dèi. E allora, Francesco, sì, se me permetti, posso? Sì, fai pure. Allora, o mia gente, mio suolo, mia acqua lucente, dèi delle altezze, e voi, potenza del baratro, dal cupo rancore, o potente elmo d'Aros, Ares funesto, volgi gli occhi alla terra che un tempo amasti, figlia di Zeus, potenza che nel sangue hai la lotta, o Atena, tu ci prende radice materna del sangue, da te noi siamo sorti, o Afrodite. Infatti anche noi maschi abbiamo i capezzoli, seppur atrofizzati, per cui non siamo nati da Adamo, cioè da Adamo, noi siamo nati da Afrodite, abbiamo i capezzoli, e questa è la prova certa che anche noi maschi siamo nati da Afrodite. E allora, e tu dio del lupo arco d'argento, o Apollo, fatti sterminatore del lupo, quel lupo Gesù Cristo, alias Jesu di Nazareth, in cui la morte colò le uova nelle sue piaghe, e da quelle piaghe putrefanti è sorta la cancrena, il tumore che ha sparso il suo contagio per il mondo, il cristianesimo, Gesù Cristo. Perché farsi appestare da questa roba? Sentite che suono misero, esile, subito mellifluo. Gesù Cristo è un nome morto. La vita si è inaridita in esso. Ormai è vecchio, troppo vecchio, ed è tempo che vada a dare il cambio agli dèi. Ripeto e concludo, non è una questione di logica, non è una questione di razionalità. Ci hanno sottratto, ci hanno rubato l'anima, ci hanno colonizzato l'anima con quel putrido cadavere che ha sparso il suo contagio per il mondo. Gesù Cristo. Oh. Ciao. Beh, Paolo, con la giusta passione, col giusto animo, corretto sentire, hai detto chiaramente delle cose che sono significative. Infatti, bisogna considerare che l'immagine del Cristo è un'immagine perversa, cattiva. Il fatto che venga così propinata, sostenuta e spinta e venga sempre utilizzata in tutti i sensi è fatta solo per colpire, per far soffrire. D'altronde penso che a livello appunto delle immagini che si sono curate, sono scelte, quella di Gesù Cristo, al di là poi delle sue predicazioni, che sono predicazioni appunto di una malvagità, di una cattiveria enorme, è proprio quella che più di altro colpisce, proprio perché, lo diciamo sempre, l'immagine non è immediata, l'immagine arriva direttamente. E il fatto stesso che si utilizzi questa immagine così terrificante nell'educazione per i bambini, che si sostenga che le persone devono trovarsi esposto il crocifisso in ogni luogo, è proprio perché si vuole metterli in ginocchio da vive, proprio perché li si vuole istigare alla morte. Ricordiamo sempre appunto che questa immagine, l'immagine di Cristo, è un'immagine negativa in ogni suo aspetto. Non c'è nulla nella storia, nel racconto, in tutte le cose che vengono dette di Cristo, che abbia una valenza che possa servire per l'uomo. Non può certo servire da esempio per quanto riguarda il corpo, perché questa passione, questo desiderio, questa perversione per un corpo ferito. D'altronde, voi vedrete che tutte le persone che hanno una visione cristiana cercheranno sempre di far soffrire le persone. Io ricordo appunto una frase di Padre Pio che scriveva una moribonda, che diceva che se non soffriva abbastanza, Dio, Cristo, sarebbe impegnato per far soffrire di più. Io voglio ricordare che quella mostro di Madre Teresa di Calcutta non perdeva occasione per dire che la sofferenza rende simile a Cristo.
E questo proprio viene fatto non tanto perché si è legati all'intelligenza, alla sensibilità, all'individualità, viene fatto proprio perché c'è una rinuncia alla propria corporeità, si rifiuta il proprio corpo, si deve punire il proprio corpo. D'altronde tutte le problematiche che il monoteismo lega alla sessualità ne sono una dimostrazione. Il fatto stesso che si cerchi sempre di inculcare un qualcosa di cattivo, di perverso nella sessualità fin dai bambini ne è la dimostrazione. Il fatto stesso che la Chiesa Cattolica utilizzi il cristianesimo e porti i bambini in maniera precoce al catechismo, al battesimo, perché devono essere purificati, che li porti precocemente ad esempio anche alla comunione, in cui devono fare la loro prima confessione, in cui devono dire i peccati. Bambini che dovrebbero essere accompagnati a diventare degli uomini, a diventare delle persone, che in cui noi dovremmo essere di sostegno, in cui noi dovremmo essere delle persone che gli sono di aiuto. Bambini che noi dovremmo amare perché sono bambini, in realtà i genitori sono stati educati a concepirli come piccoli peccatori, come gente che nasce con un peccato originale, come gente, ai bambini viene detto che un Gesù Cristo che non è mai esistito, che ha predicato delle cose cattive e malvagie, è morto per i loro peccati. E questo viene fatto sempre perché si colpisce l'animo, si colpisce l'ingenuità, la passione, la semplicità dei bambini, ed è questo che il monoteismo fa sempre quello di attaccare il corpo, dice sempre che il corpo è fonte di peccato. Pensate soltanto a tutto quello che viene fatto ancora adesso sul concetto di verginità, sul fatto che ci sono associazioni cristiane che sono impegnate a far arrivare vergini e casti i ragazzi al matrimonio. Cioè, il problema che esiste per l'educazione sessuale, questo non deriva da una volontà di essere vicino ai ragazzi, di essere vicino alle persone, ma deriva dalla volontà di renderli sofferenti, di renderli problematica la loro vita, proprio perché usando l'immagine di un Cristo crocifisso, di un cadavere ferito, si vuole che tutti quanti gli altri soffrano. E questa appunto è in ultima valenza l'immagine di Cristo, il desiderio del cristianesimo, il fatto che deve contaminare, deve cancellare qualsiasi desiderio, che deve cancellare qualsiasi passione, che deve far soffrire. D'altronde ogni monoteismo è sempre la sofferenza del mondo, è sempre la sofferenza delle persone. E se le persone rifiutano la criminalità di un amore cristiano, questo amore gli deve essere imposto con la violenza, con l'inquisizione. I roghi non vengono più accesi perché esiste ancora, non so fino a quando sarà ancora possibile, una legge che impedisce questo. D'altronde le nostre leggi si cerca di modificarle, di farle diventare leggi cristiane, in cui si introducono principi atroci, assurdi, in cui si pongono problemi agli individui, alle coppie, ai singoli. Pensate soltanto alla discussione assurda che viene fatta sul discorso delle coppie di fatto. Queste coppie di fatto cosa c'è? Sono persone, sono cittadini e avrebbero diritto che lo Stato cercasse di comprendere, di regolamentare la loro situazione. Questo non viene fatto perché? Perché sono considerati peccatori della Chiesa Cattolica. E allora ricordatevi, se al momento si cercano di cristiani e tutti i monoteisti, perché ricordate che i cristiani sono fratelli dei musulmani e sono fratelli degli ebrei, e parliamo di monoteisti proprio in questo senso, se a questo momento cercano solo di introdurre leggi, di fare delle leggi che vadano nella loro direzione, il passo successivo sarà quello dell'applicazione delle leggi. E sappiamo appunto che l'applicazione delle leggi di tutti i monoteismi sono sempre le applicazioni violente, che non prendono in nessuna considerazione l'individualità, la sensibilità delle persone. In fondo, ai monoteisti, ai cristiani, ai cattolici, agli ebrei, ai musulmani, dell'individuo non importa assolutamente niente. L'importante è che sia sottomesso alla volontà di Dio. Il fatto che sia servo, che sia schiavo, che sia lavoratore nella vigna del Signore. Il fatto appunto che abbia un padrone da cui dipendere. Il fatto stesso appunto che questa sia la caratteristica di ogni monoteismo deve far comprendere che prima di tutto, al di là dell'intelligenza che deve sempre essere utilizzata, il nostro animo deve farci capire il pericolo che stiamo correndo, la malvagità che sta venendo avanti, che sta emergendo. E ricordate che il monoteismo non si scontrerà tra di loro, non ci sarà una guerra di religione tra monoteisti, ma ci sarà la guerra dei monoteisti contro chi non si sottomette, contro chi non rinuncia a se stesso, contro chi non si mette in ginocchio. E allora di conseguenza le persone che hanno questa sensibilità,
come Paolo che è intervenuto, devono essere impegnati in questo senso, ognuno faccia quello che si reputa opportuno. Io non ho certo insegnamenti né direttive da dare, però dico, se noi, non, come diceva Nietzsche, non abbiamo piccoli atti di coerenza, sicuramente il mondo andrà in una direzione che non ci piace. E allora il mio è appunto un richiamo a questa sensibilità, alla precisione per il mondo, all'essere fedeli a se stessi, a non avere altri principi al di fuori della propria sensibilità, della propria capacità, della propria vista. Il monoteismo sta preparando i roghi, impediamoli di accenderli, e questo sta nel compito di ogni persona che sente la necessità di poter vivere da persona e non certo da schiavo. Io vi saluto, Alvise è già arrivato, vi do appuntamento questa sera dalle ore 19 alle ore 20. Benissimo, ciao a tutti, grazie agli ascoltatori che sono intervenuti e ci sentiamo più tardi.